Ma chi ha detto Prime Day? Prime Day. Adesso una bella carrellata di cosine succulente. Via subito, dai. C'ho qua il mio compagno di giochi stampato con la mia Super Ghost e via. Primo qua, Cile. Questo è AliExpress, questo l'ho aperto perché i gialli mi inculano sempre. Che cazzo è questo? Questi qua sono ugellini della Triangle Lab, che vanno molto bene, li avevo già comprati tempo fa, una decina di euro AliExpress. Li ho messi su entrambe le Ghost e anche sulla Tron, si credono più. E ho visto un cambiamento di stampa in meglio. Vado un pirulino così, via. Secondo, ancora AliExpress. Dai, che ne ho un altro qua. Sempre AliExpress. Vediamo qua i gialli cosa mi mandano. Queste sono delle molle, molle blu. Sono molle per il piatto della Ghost, un po' più dure, un po' più fighe di quelle, come si dice, di quelle originali. Questo qua si calibra meglio, anche perché quelle originali dai 3 giri, una fa così, l'altra ci vuole 5 giri. Queste qua sono più precise e sono più meglio. Via. Ancora giallo. Qua li ho aperti tutti, ci leggo. Le gole sono due gole profonde. Queste non so se siano giuste per l'agosto, non so. So che le due le ho sfondate e volevo i ricambi. Tanto durante sabato, no, domenica viene qua qui la Tax Multicore, quindi mi daranno, si fanno bene lì. Aspetta che c'è quello stronzo che mi ha mancato. Vieni qua. Questo intanto è Amazon. Via, apertura intelligente, rapida, qua che stavolta non ha funzionato. Che cazzo c'è qua dentro? Cazzo è? Cazzo, eh? Ok. Queste qua sono per un video che devo fare con la resina. Ho iniziato a fare un video per la resina. Mi si è sbiancata una cosa e in attesa che arrivassero, adesso lo farò. Ok. Queste qua sono delle pellicole per la Saturn da mettere sopra il vetro. Non voglio fare spoiler sul video, quindi aspetterò. Sì, è praticamente già aperto, no? Boh, non va bene. Anche qua comunque i ragazzi domenica faranno il loro lavoro. Ok, tempered glass film. Com'è tempered? Ce ne sono dentro una, sono tre, sì, sono tre pellicole. Io le pellicole ho sempre avuto paura di metterle perché non infatti farò fare ai ragazzotti domenica, oppure aspetto Gene che lui è il mago delle pellicole. Ancora Amazon, pacco un po' più grossetto e comunque il DJI continua a perdere il mio tracking ogni volta che prendo su un pacco. Cos'è? Cazzo è? Che cazzo è? Ah, questo è un display. Questo è il display della Ghost. Perché domenica uscirà un nuovo video. Nuovo video. Dico giorni a caso perché non so questo video qua quando uscirà. Però questo qua fa parte
fa parte di due o tre pezzi che ho già, no, tre pezzi che ho preso col Prime Day per fare un progetto sulla Ghost, cambiare qualcosina, mettiamolo qua intanto, mettiamolo qua. Ancora Amazon, ancora Prime Day, ma desfasto Prime Day, ma desfa, via. Anzi, questo qui, che è una sciccheria, fa parte di un pacco che arriverà fra un po'. E quindi lasciamolo qua, lo metto qua. Questo non so che cazzo sia. Questo non ne ho idea. Questo pacco qua è lì nel box da 3 mesi più o meno. Comunque è China questo, eh? Questo qua è Ultra China, viene da AliExpress. Non so capire che cazzo è. E come si apre soprattutto? Ah, ho capito. Ho capito. Acquisto ultra inutile, mega, super mega inutile, proprio di quelli che regali i soldi a qualcuno. Porca puttana. No, non è inutile, non è inutile. Che cazzo dico? No, no, no. Scherzavo, non è per la tronci questo qua. Questo qua è per la Ghost. Mi pare un fia grosso, eh. Questo qua è un tappeto magnetico della Kingron. E non so se mai lo metterò su questo qua. Però è 300x300, la Ghost è 300x, non mi ricordo. Questo col flessibile lo taglio, come fa a tagliarlo sto roba qua? E rimasta solo il pezzo di carta perché non le ho usate. Sono due schede SD della SanDisk, sì, e classe 10 se non sbaglio, prese su Amazon, una l'ho messa nel drone, come si chiama, nel DJI, e l'altra l'ho messa in questa cam qua, che si vede anche da qua, questa. E devo dire che fanno il loro mestiere, sono delle schede SD, se non sbaglio 18 all'una, 20 all'una, non me lo ricordo. Andiamo a lanciarla, via. Power bank, che non è più qua. Power bank, questo l'ho già recensito, sboxato nel video del drone, vi lascio il link in descrizione da qualche parte, forse qua sotto perché non sono capace di metterlo sopra. E comunque è un power bank da 26.800 mAh, è bello ciccio, adesso c'è solo la scatola qua, è bello ciccio, e due uscite, se non mi ricordo male ho bestemmiato perché non c'era USB-C, vabbè, ok. E che dire dopo, basta, è un cazzo di power bank, niente da dire, dai. Giochino per Xbox. Ormai i giochini ne sto prendendo sempre a meno, eh. Questo ho pagato 15 euro il mio negozio di fiducia. Gioco di merda, mi ha fatto cagare. Ho giocato veramente poco, che me l'hanno prestato e non mi è davvero piaciuto. Però ho deciso di prenderlo lo stesso. È shopping compulsivo. Terza persona, bla bla bla, fa lo stesso. Gioco di merda, via. A molti è piaciuto, vabbè, a me no. E Bussolotto. Questa secondo me è resina, non mi ricordavo di averla presa, questa qua l'ho presa sotto consiglio di qualcuno, vediamo un po' che cazzo c'è. Ah, i guanti da povero, bella, ma che lusso, questa rapper, cazzo è la rapper? Mamma mia, sembra di merda sta resina qua. Però è bellissima. Cazzo, è alluminio. WKD, 1 kg black. Perché l'ho presa black, zio? Vabbè. Dai, questo qua se non sbaglio l'ho presa sotto consiglio di Piratax o Multicore, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Comunque, l'ho presa a pagare tipo 18 euro, possibile, su Amazon. Comunque
comunque che figata la bottiglia così. Che figata, mamma. HD, che scimmia. Allora, via la resina. Ecco, la resina mi sono un po' fermato, eh. Mi sono messo a cannone sulla FDM plastica. Oh, non riesco più a fermarmi, Stavo scappando anche adesso delle minchiate galattiche. La resina mi ha un po' rotto il cazzo da star là a pulire le robe, non ne posso più, Però mi ci voglio rimettere, mi ci voglio rimettere. Ah, minchiata! Minchiata della mitica Parkside. Che cazzo è sta roba qua? Non so neanche quando l'ho comprato, non so che cazzo sia sinceramente. Che cazzo è sta roba? Questa è per fare... Ah, non so mica. Cazzo è? Per fare i bugi dritti. No, è una roba che mi faccio ancora meno. È per mettere le spine. Le spine quelle di legno. Te che fai al bus quel trapano, no? Così lo fai dritto. E poi ci infili dentro le spine. Almeno, c'è scritto qua, maestro e spiegador. No, ma c'è scritto che è in italiano. Proprio questo veramente non lo userò mai. Anche perché non mi ricordavo anche di averlo, non mi ricordavo. Chissà quello cazzo l'ho comprato questo qua. È un po' che non vado lì a prendere dei Parkside, Allora, da tutto, l'ho comprato a mezzo negozio. Via questa merda qua. Quindi cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Ah, questa è figa. Amazon. E 18 euro è una pistola colla a caldo, perché la mia è da terzo mondo. Siccome un po' l'ho usata e un po' ci ho anche bestemmiato perché andava proprio benissimo, ho detto beh, ne prendiamo una un po' più figa, figa, la foto è grande 4 metri, anche la roba è piccolissima. Però il tastino, sai, però anche il LED, però zio Cam, buttei, ma se deve fare la foto così non può essere, è tipo le brioche che sono o i panini del McDonald's, che sono delle bestie così. Poi, Hadouken! Vabbè, anche le brioche, vabbè, coglione. Comunque c'era la pistola con la caldo e la montagna de supposte qua. Vabbè, queste non ce l'avevo neanche tanto, non ce l'avevo, vabbè. Ci sta, vabbè, farò dei lavori di fino. Sono un maniscalco. Ah, c'è anche supporto per cazzonarla. Dove questa qua, dov'è? Che cazzo funziona sta roba? Ah sì, no, è così, così rimane ferma, no? In teoria rimane ferma, vai figa, va. Comunque sembra carina, pensavo più grande, anche perché le dimensioni contano. Beh, sto filo qua proprio mi rompe veramente i coglioni, ma è la scarica flexi flat HD. Ah, questo è sempre per il display. Qua è il cavo per il display. Siamo a due pezzi, ne manca solo uno per finire il puzzle. Questo ho fatto 14 euro comunque. Un cazzo di filo fottuto. Li spago lì, quel cazzo che è. HD. Ecco, sempre. Questo l'ho già aperto. Perché l'ho aperto? Sembra un assorbente questo. Cos'è? Cazzo è? HD, cosa sono? Figata questi qua, via. Questi qua sono gli inserti da M3. Vediamo se riesco a guardarla bene. Vediamo se è ancora accesa quella stronza. Sì, sono inserti M3. Tu stai qua registrando, vero? Sì, sono inserti M3 da infilare dentro alle stampe, no? Se vuoi fare delle funzioni, no? Anziché bucare a cazzo di cane, gli fai un microforo, oppure ancora meglio, con lo stagnatore li scaldi e li mandi giù. E poi con la vite li butti dentro. Sono M3, io di vite M3 ne avrò neanche uno sicuramente.
Questi qua li ho visti di volo da un sacco di tempo, li vedi su Amazon, costano un puttanaio, fa anche un caldo porco, io bubù, fa anche un caldo porco, e costano anche un paio di puttanaio perché mi pare che sono tipo 9 euro di questi cazzi di piloni qua, però li volevo assolutamente, vi farò anche vedere come li inserisco, tanto questo qua continua a perdermi il tracking, come li inserisco, andiamo avanti. Ancora Amazon, ancora prende. Ultimo pezzo, questo qua è il Tris della morte che mi serve domenica. Vediamo che cazzo è. Dio, questi qua, Tommy ne aveva 2000 di questi. Dio, è il Power Trim questo qua, è il Power Hadouken! Vabbè. 7 euro, non so neanche che cazzo sia questo. Questo l'ho comprato su commissione, su ordine di multi, per fare il lavoro sull'agosto, non so che cazzo sia questo qua. Metto là e fa lui. Oh, guarda qua cosa ho trovato qua. Questo è stata un'offerta molto figa, tac, di una mia amica che ha preso 10 airbrush kit e li ha pagati 10 euro. No, li ha pagati 5 euro l'uno, una bella genere. L'ho visto su Facebook, dammene due, no? E non so io che cazzo me ne farò di due, lei ne ha altri 8, che vabbè. Allora, ne aprirò uno, questo sta imballato per tutta la vita. Ne aprirò uno, vediamo che cazzo c'è dentro. Ho fatto anche un video sugli aerografi, ma è una roba scandalosa, ragazzi, scandalosa. Non sono capace, non c'è verso, non sono capace. Vediamo che cazzo c'è qua dentro. Ah, moffega, vedi, c'è anche la scatolina, bella. Muy bien. C'è il suo barilotto, il suo coso che non so cosa sia. Questo è un altro puffa puffa lì, quello che spara. E questo è l'airbrush della Fenda, non so che cazzo sia. No, raga, questo qua è un aerografo, non è un airbrush, perché questo funziona come l'aerografo, non so bene. Vabbè, insomma, un giorno lo vedremo in azione. E non è oggi quel giorno. Via. No, c'è il tuo cazzi qua. Ecco, bravo. Stai lì. Comunque gli ho pagati 5 euro l'uno. Cioè, ci sta, dai. 5 euro l'uno ci sta. Poggio qua intanto. Dove cazzo mette la roba? Perché stiamo andando verso la fine. E io verso la fine ho lasciato un po' di roba succulenta. Vediamo questa, dai. Oh, questa qua. Questa qua è un acquisto che volevo fare a tutti i costi, perché se vi ricordate, l'action cam che usavo qua lasciava le scritte nei bordi. Mi stava troppo sul cazzo. E in più non aveva lo schermo. Questa qua invece, questa qua, è una surfola. È un'action cam della Surfola, non ho mai sentita nominare, e l'ho trovata a un prezzo molto basso, perché l'ho pagata, se non sbaglio, 50 euro. L'ho presa usata, su Amazon si trova a 90, 99, cose del genere. Adesso l'action cam non è qua perché è lì, ok? Comunque è un'action cam con doppio display. Vi farò un video apposito su questa qua, perché adesso non c'ho cazzo di tirarla giù. Comunque la sua particolarità è che ha due display, uno dietro come al solito e uno davanti per fare i videolog lì, quel cazzo lì che vanno di moda adesso, no? Però a me serve, perché se la mettessi al posto di quella lì potrei vedere cosa inquadra. È tanta roba, eh? Tanta roba. Adesso ho rifatto anche dei video che avevo fatto tempo fa con questa cam qua, funziona bene. Cioè, io sono anche uno che si accontenta, sono sincero,
non sono un patito del 4K HDO Super Mega HDR. Io mi accontento, ma devo dire che fa dei bei video. Ovvio non è come DJI che c'è lì, che quello è l'Osmo Pocket 2, e quello fa dei gran video. Allora, comunque, a parte tutti questi bocchini dal culo qua, come va questa Axocam? Va molto bene, viene fornita con un po' di roba, i soliti pezzi dell'action cam, raga. Adesso io li ho anche tolti perché ho fatto un box apposito, l'ho messo insieme all'altra action cam del cazzo, no? Comunque vi faccio vedere qualche pezzo. La cosa figa è che viene venduta con due batterie, perché adesso io ho due batterie. Qui c'è il suo cavo micro USB, micro USB, ancora micro USB. Non è possibile, è una roba nuova, non può essere micro USB. Vabbè, comunque qua c'è uno sportellino di riserva per sto cazzo qua del subacqueo. E tutti quanti i pezzi attacco simili GoPro, perché ormai tutti quanti ha copiato la GoPro, insomma. E così, insomma. I pezzi li conoscete, sono sempre quelli lì i pezzi, eh. Non faccio farvela vedere. Non ho voglia, non ho voglia di farvela vedere, mi sta cazzo. Comunque vi farò un video con questa scufola qua. Anzi, se me lo chiedete voi ve la faccio vedere, se no faccio anche un altro, comunque so che me ne frega un cazzo. E via. Però questo è stato un bel acquisto. Secondo me è stato proprio un bel acquisto. Anche perché me la sono voluta per un po'. E adesso ultimamente vado poco fuori perché fa un caldo bastardo. E sono sempre al lavoro, quindi. Cercherò di fare più video, più cose. Però ultimamente ho fatto più video, ok? Che caldo. È che se metto il ventilatore a cannone qua sopra. No, torna giù. Se metto il ventilatore qua sopra più forte, dopo anche qua si sente. Già sentono le ghost che stanno andando. Però. O meglio, lo so, non so dove siano le cose più che altro. Vediamo. Qui abbiamo una telecamera e una borsa. Iniziamo dalla telecamera, che si vede già. Questa qua è la telecamera di sicurezza, quella che io uso per vedere le ghost quando non sono in casa. Però volevo mettere anche una sopra in casa. Quindi dai, qualcosa di utile l'ho comprato in questo Prime Day. Sono molto buone. Questo era in promozione a 18 euro per Prime Day. 18, 22, non lo ricordo. Comunque se l'ho comprato vuol dire che era un prezzo decente. È la solita cam della Blink. Tacco China, no, tacco inglese, no, China, non lo so, e quello normale. Solita cam, dai. No, il QR non lo faccio vedere, inculatevi. Solita cam. Queste vanno bene, eh. Io queste ve le consiglio perché, beh, almeno per le stampanti qualcosa si serve, eh. Perché se si smiglia qualcosa, cosa fai? Io ho messo insieme questa telecamera qua, più le spine smart sempre di Alexa, e ne ho anche due della Tappo, che sono TP-Link. Vai bene perché comunque spegni la stampante, se la stampante. E quando vedi che finisce, aspetti che si raffreddi l'ugello e la spegni. Se vedi che sta stampando di merda, la spegni. Questa qua, vediamo un po', questa mi serviva assolutamente perché io sono un patito di scatole, borse, zaini, sono un patito. E soffrivo a vedere
quella cosa che va qui dentro senza. Ok. Tacchete. Che cos'è questo? Che cazzo è? Questo è una borsa, un trasportino per il drone DJI Mini SE. Come cazzo va messo? Così. Andate, il comando ci sta bene. Andiamo a prendere il drone. Questo l'ho pagato poco, eh? Però io ho preso quella sbagliata, secondo me, perché ne ho vista una con gli agganci, questi qua in silicone. Non so perché non ho preso quella. Io adesso non guadagna anche questo. No, è perfetto. Quello sotto non ci va. Quello sotto non ci sta. E quanto paura che ho preso, insomma, uno scarafaggio, porca troia. Questo qua sopra ci può stare. Sì, direi sì. Questo che cazzo è? E già che ci sono, mi faccio un'altra cosa. Quella roba di prima. Questo qua. Questo qui è l'antiriflesso. Questo qua va messo davanti al drone dove c'è il gimbal. So che sono una cazzata, lo so. Una cosa che non ho preso sono delle eliche. Siccome il drone l'ho schiantato, ah no, beh, non vuole mica così. Il drone l'ho schiantato e un'elica ha preso una stecca, questo, quello dopo, provo a vedere. Questa cosa qua dovrebbe essere come un cappellino, non ha il suolo di lato nei denti. Ripeto, lo sbox l'ho già fatto di questo drone, ho fatto un video apposito per lui e devo dire che è stato un acquisto della Madonna. Questo è un acquisto della Madonna, non pensavo fosse così bello. Mi sono proprio divertito. Mi sto proprio divertendo perché è un bel mezzo, poi anche questo coso qua. Un bel mezzo. Io l'ho pagato 245 euro in promozione, adesso è 2,99, quindi non so quando ci andrà ancora. Bello, bello davvero questo qua, raga. Il drone e poi questo qua DJI è veramente una roba da fuori di testa, da fuori di testa. Vola, che è una roba spettacolare. E invece c'è questo qua anche, che anche questo qua l'ho sboxato e dove cazzo l'ho messo? È là adesso, vabbè, ciao. Questo qua l'ho sboxato e recensito anche lui in un video apposito, mi darò il link anche per lui da qualche parte. Lui sì, non vola male, per essere un drone da 130 euro non è un cazzo male, perché comunque ha il suo overing bello dritto e ha i comandi, secondo me ha gli stick che secondo me sono troppo morbidi, però anche questo qua è divertente, eh. Link in descrizione se volete comprarlo. Ultimo pacco, sempre Amazon, il ragazzone qua. Qui, come al solito, io dico sempre che non lo compro più, non lo prendo più, però alla fine ci casco sempre. Questo qua è il grigio smullo. Io ormai uso questo qua perché devo rifare una bestiaccia. Guarda l'altro, spero. Tanto la ghost ha finito. Le ghost hanno finito. Per dire che manca 20 minuti all'una. Ho fatto un'altra bestiaccia. Stile King Kong. E l'ho fatto con la Tronxy praticamente. La Tronxy ha avuto dei problemi di estrusione. Infatti, se guardiamo di là, non si vede. Non c'è più.
perché l'ho venduta. E quindi devo rifare un sacco di pezzi di grigio che la Tronx mi ha fottuto. Ho dovuto prendere questo. Questo l'ho pagato 22 stavolta. Figli della merda, eh? 22. Ultima cosa, forse so cos'è, però voglio essere sicuro perché non me lo ricordo. Vediamo cos'è. Beh, già si presenta bene comunque, eh? Direi di sì. Sì, è proprio lei. Questa qui è una lampada frontale. Una lampada frontale della Madonna. Con l'attacco US, micro USB. Ancora. Dai pure. Questi micro USB. Custom kit di montaggio. Perché io sabato sera vado in missione. Si va in missione sabato sera e si va sulle gallerie del Pasubio in notturna, quindi io la faccio ogni anno, ormai è un rito, ogni anno fottevo la frontale a mio papà, solo che quest'anno ho deciso di non rompere i coglioni perché giustamente posso più rompere il cazzo a lui, e quindi me la sono comprata. Questa qua deve fare la luce della Madonna, se fossi in grado di accenderla. Se fosse... Beh, se non hai batterie, mi incazzo come una bestia. Se non hai batterie, mi incazzo. Ho dal peso che... Ah no, si possono ricaricare. Mamma, mamma, se non c'erano le batterie dentro. Mamma mia, facevo un degaglio, facevo. Si apre così. Beh, non ho neanche aperto. Scusa, resta così, ciao. Comunque ve la farò vedere. Anche perché... Per sabato notte farò un video dedicato con tutti quanti altri ragazzi dove andremo su di notte a fare le 52 gallerie del Pasubio, che è un percorso bellissimo. Poi di notte è un'esperienza unica, è veramente bello. E con questa bellissima lampada frontale il video è finito. Direi che di quattrini ne ho spesi abbastanza per sto mese e ci vediamo il mese prossimo, anzi secondo me il prossimo unboxing è settembre. Ipia, yeah.